Vedete questa lettera? È la Geneva Pledge, ovvero una lettera firmata da 18 paesi e 260 organizzazioni per richiedere che vengano inseriti i diritti umani nelle discussioni, nelle legislazioni che hanno a che vedere con il cambiamento climatico. È ormai tardi e noi chiediamo al governo Renzi di firmare questo documento il prima possibile. Oggi ci siamo visti qui nel Parlamento europeo con organizzazioni non governative, con membri di altri partiti politici, di altre delegazioni, e abbiamo discusso appunto di questo importante tema: cambiamento climatico e rispetto dei diritti umani. Ecco, l'azione esterna dell'Unione Europea deve essere improntata, deve avere come presupposto il rispetto sia dei diritti umani che guardare appunto con lungimiranza a quello che è il cambiamento climatico, perché quello che noi percepiamo è che se continuiamo così, mettendo le relazioni commerciali prima di ogni altro presupposto, questo mondo non ha futuro. We have been monitoring how climate mitigation has been operationalized in practice in many developing countries, and we've seen that addressing climate change is not only important to protect human rights, but also protecting the rights of the ones living next to the places where climate actions are being implemented. So it is not only important to have a human rights-based approach for climate mitigation, but also to see that the way how they're implemented are in accordance with all the existing obligations that we have.